fatti di Iadico durano 9 mesi. Si parla dell'11-12 agosto 1962 e l'ultima illuminazione è il 27 maggio 1963. Però se dobbiamo parlare di 9 mesi, io mi sposto dall'11-12 agosto al 20 agosto, perché è il giorno della prima illuminazione. Quell'11-12-13 agosto sono le giornate in cui la Madonna è apparsa in sogno a Teodoro e lo invitava a venire qui a Iadico. 9 mesi sono un tempo di gestazione, piace dire a me. È un tempo di gestazione quasi che la Madonna abbia preso per mano le persone che hanno fatto il cerchio intorno a Teodoro e le abbia accompagnate lungo tutto questo periodo. A mezzanotte era l'invito, portami Ceriafiore a mezzanotte. Entra in questa campagna e quindi c'è questo primo incontro che Teodoro fa qui a Iadico con la Madonna e porta un mazzo di fiori assieme ai ceri. E Teodoro scende giù, raggiunge il muro, accende i ceri, sistema i fiori e in quel momento il muro si illumina. E la Madonna chiede a Teodoro: ho freddo, costruiscimi una casa. Cioè, costruiscimi una chiesa, era la richiesta, era facile da intendere. E anche il vescovo dice sì, perché vede che questi servi della Madonna si muovono in una maniera discreta. Non creano disordine e nel giro di pochissimo, stiamo parlando del 2 febbraio del 63, viene già posata la prima pietra. Lui, nella sua seconda illuminazione, dice che lo sbiadito affresco, sicché lo sbiadito affresco della Madonna, si era rinnovato nei colori della veste e del manto. Quindi l'illuminazione del muro aveva dato risalto ai colori della veste del manto. Alcuni addirittura vedono la cornice che sta intorno alla Madonna col bambino, completa, non rovinata. Non meno, sempre Alberto del Sordo, di 100 riflettori messi assieme, avrebbero potuto offrire un tripudio di luce come quello. L'illuminazione del muro avviene in questo modo. Il muro si illumina e Teodoro grida, la luce è la luce, oppure grida, la Madonna, per intendere sempre la luce, anche in questo secondo caso. E il muro è illuminato, ma è illuminato anche a destra e a sinistra del muro, per un'estensione notevole. Finché, a un certo momento, dopo 4-5 secondi, Teodoro dice, la luce si sta ritirando, cioè sta rientrando nel muro. Quando il 7 settembre 1962 Teodoro vede la Madonna, e intanto la Madonna la vede da dietro il muro, però partendo un po' dall'inizio, Teodoro sta davanti all'immagine, all'affresco della Madonna che sta pregando, sente uno strano rumore, si dice come il rumore di un brecciolino scaricato da un camion. Sente uno strano rumore che viene da dietro il muro, incuriosito, ma prende anche coraggio, perché alla fine sì, gli altri stanno pregando, protetti dalla baracca di legno che è stata costruita. Ma lui si trova giù, proprio davanti al muro, vicino all'affresco. Alla fine se la deve cavare sempre da solo se succede qualcosa. Quindi va dietro il muro e gli appare la Madonna. La luce esce dalle mani della Madonna, viene proiettata su Teodoro, perché le mani sono rivolte in basso, e il muro non è di ostacolo a questa luce. La luce non raggiungeva il muro e ne usciva dal muro. Per cui era un muro di luce, cioè la natura chimico-fisica del muro non era più fatta di tufo, ma era di luce. Teodoro è stato un privilegiato, vede la Madonna, vede la luce per primo, sogna la Madonna e la Madonna gli dice cosa deve fare, cerca l'acqua mia, ma Teodoro la cerca l'acqua, ma non la trova, non la trova, non sa dove cercarla. La Madonna poi in altre circostanze gli suggerisce anche la direzione. Cerca l'acqua mia e la troverai, gli dice. Ma Teodoro non trova l'acqua. Finché un ultimo sogno, Teodoro sogna che si trova a Iadico, gli operai stanno lavorando per la costruzione, della chiesa. All'epoca dovete sapere che la calce, la mettevano in un recinto di tufi bassi e la lavoravano con un legno lungo, alla fine c'era una specie di, in dialetto noi diciamo di cucchiara,
di cazzuola, ecco, e la lavoravano. E mentre si fa questo, uno schizzo di calce raggiunge l'occhio di Teodoro, l'occhio gli brucia, ha bisogno di lavarsi, non sa come fare. E allora Teodoro, seguendo il suggerimento della Madonna, segue la direzione, va nel canale e va sotto il ponte, e lì, spostando la melma, si accorge che quattro bolle d'acqua vengono fuori da sotto quella base di cemento e si fanno spazio sulla melma, e la melma cede il posto a quest'acqua pulita, a queste quattro bolle. Teodoro si lava e il problema dell'occhio passa, passa, guarisce. Quindi il silenzio di Teodoro, siamo partiti da qui. E Teodoro ha amato il silenzio ad imitazione di quello della Madonna. E quando uno si mette in disparte, come ha fatto lui, osserva il silenzio, non c'è niente da fare. Allora i servi della Madonna venivano qui a Iaddico a pregare sulle tarde, tarde, tarde ore della sera, talvolta anche a mezzanotte, sono rimasti anche molto oltre l'una del mattino, venendo a mezzanotte. E hanno seguito l'invito della Madonna, sono venute per tanti anni, finché la loro salute gliel'ha consentito, tutte le sere sono venute col caldo, col freddo, con la pioggia, con la neve, perché anche quella c'è stata.